Ciao e benvenuto! In questo video troverai la guida completa di Malaga, la città della Costa del Sol. Malaga, situata lungo la Costa del Sol in Andalusia, è una città che ha davvero tanto da offrire. Dalla storia alla cultura, con i suoi musei e l'Alcazaba, dal relax al divertimento, con le belle spiagge e i quartieri alternativi come Soho. Ecco 5 luoghi da non perdere a Malaga. Al quinto posto troviamo Centro Storico e Calle Larios. Un viaggio a Malaga non può che iniziare dal suo centro storico, il cuore pulsante della città. Qui si trovano le principali attrazioni come l'Alcazaba, la Cattedrale della Encarnación de Málaga e il famoso Museo Picasso. Si tratta di un insieme di vie caratteristiche ricche di locali ed eleganti viali. Il viale più famoso di Malaga è sicuramente Calle Larios. Completamente pedonalizzato e ricco di meravigliosi negozi di grandi marche internazionali e locali, è stato definito il salotto di Malaga. Si tratta anche di uno dei luoghi caldi della movida serale, vista la presenza di tanti locali di ogni genere. Meta prediletta anche per gli amanti dello shopping, parte da Plaza de la Constitución e arriva fino alla zona del porto. Per una serata all'insegna del divertimento ti consigliamo Sala Gold, situata vicino alla Cattedrale di Malaga. È una delle discoteche più grandi della città, con 2 piani e una vasta scelta musicale, e il ZZ Pub, situato nella Plaza de la Merced. Questo bar con una musica dal vivo offre una vasta scelta di birre artigianali e una varietà di concerti dal vivo di rock, blues e jazz. Al quarto posto troviamo Alcazaba. Il più imponente monumento d'origine araba di Malaga è l'Alcazaba, un palazzo-fortezza voluto dai governatori musulmani nell'XI secolo che domina dall'alto la città. Per visitare l'Alcazaba dovrete seguire un percorso in salita che si sviluppa entro la doppia cinta muraria della fortezza. È un affascinante itinerario nella storia della città, nel corso del quale potrete ammirare rovine antiche, statue, colonne, stanze reali, incantevoli giardini arabi, un museo archeologico e i resti di un teatro romano. Nonostante la salita, la visita dell'Alcazaba è un buon modo per trovare sollievo dalle torride temperature dell'estate andalusa. Questa città nella città è infatti ricca di corsi d'acqua, fontane e giardini frondosi. Se preferite risparmiarvi la salita, potete arrivare dritti al cuore dell'Alcazaba prendendo l'ascensore in Calle Guillén Sotelo. Questo luogo è anche un magnifico punto panoramico da cui ammirare la baia e il porto di Malaga. Prima di proseguire con il video, ti ricordo di iscriverti al canale e di attivare la campanella per non perderti i nostri video sui migliori posti da visitare nel mondo. Al terzo posto troviamo Playa de la Malagueta. La spiaggia più famosa della città è sicuramente Playa de la Malagueta, situata nell'omonimo quartiere. Questa spiaggia si sviluppa per circa 1 chilometro ed è facilmente accessibile vista la sua vicinanza al centro storico. Presenta tratti di spiaggia libera e tratti di spiaggia attrezzata, ideale quindi anche per le famiglie che potranno avere a disposizione tutti i servizi. Qui troverai numerosissimi chiringuitos e ristoranti sul lungomare. A questo proposito ti consigliamo il Chiringuito Bañas del Carmen, situato su una scogliera con vista sulla spiaggia di Malagueta, il quale serve cucina mediterranea con influenze asiatiche. La Malagueta Beach Club, un chiringuito alla moda con musica dal vivo, ottimi cocktail e una vasta scelta di piatti di pesce fresco. E la Taberna del Pincho, un bar per tapas che serve una vasta scelta di piatti spagnoli, tra cui croquetas, tortillas e patatas bravas. Al secondo posto troviamo Plaza de Toros de la Malagueta. La tradizione spagnola è fortemente legata alla corrida, ovvero incontri, gare tra tori e toreri. In città troverete la Plaza de Toros de la Malagueta, non troppo distante dalla spiaggia, l'arena in cui si tengono le corride. Costruita nel 1874 dall'architetto Joaquín Rucoba e dichiarata nel 1976 monumento storico e artistico, al suo interno riesce a ospitare fino a 14.000 spettatori. Lo stile della struttura è il neo-mudéjar ed è davvero d'impatto. La prima corrida si tenne nel 1876 e proseguono ancora oggi, generalmente nel periodo da marzo a ottobre. Al primo posto troviamo Soho e la Street Art. Se volete vedere una Malaga diversa, fate una passeggiata nel quartiere Soho, a ovest della moderna zona del Muelle 1, e non lontano dal porto e dalle vetrine chic di Calle Lario. Fino a pochi anni fa era un quartiere degradato, ma ha avuto nuova vita grazie ad un progetto di riqualificazione urbana con cui è stato trasformato in un quartiere trendy, ricco di fermenti culturali.
L'attrazione principale del Soho di Malaga sono gli enormi murales con cui sono stati decorati i palazzi della zona, realizzati da artisti locali e internazionali. I locali che ti consigliamo in questa zona sono El Pimpi, situato nel cuore del quartiere Soho. È uno dei bar più famosi di Malaga, noto per la sua vasta scelta di vini e il suo cibo tradizionale andaluso. La Casa Invisibile, situata in un edificio storico del quartiere Soho, è un centro culturale che ospita concerti, mostre d'arte e workshop, con un bar accogliente ed un giardino interno. E il Caffè Collibros, situato vicino al mercato de Bailén. Questo caffè-libreria è un luogo ideale per sorseggiare un caffè, leggere un libro o partecipare a eventi culturali e workshop. Quali di questi posti ti piacerebbe visitare per primo? Commenta qui sotto e non dimenticare di iscriverti al canale se ancora non lo hai fatto. Ti ringraziamo per la visione!